siamo andati alla Catania di Pianopoli dopo il derby, Vigor Fortitudo, Antonello, come sempre una bella partita, un bel derby, due squadre che sono, hanno lottato fino alla fine. Però ti voglio chiedere, alla fine come hai fatto quel triplice cambio al secondo tempo? Che... perché ci sono dei problemi fissi, abbiamo un bel po' di calciatori con degli infortuni, questo coinciso anche con la brutta prestazione del secondo tempo, dove di gran lunga la Vigor è stata migliore di noi. Sì, infatti, come dite, però, c'è tutto il tempo per uno, sì. Diciamo, anche se la voluta del primo tempo poteva fare anche qualche altro gol. Se analizziamo la parte finale della partita, è tutto in mano a loro. La prima parte è stata una partita più equilibrata, con più possibilità da parte nostra. Pasquale Leopoldo, giocatore della Vigor, insomma, un commento a questa gara, come l'hai vista, insomma, tu da dentro giocando, insomma, Leopoldo? Sì, al primo tempo ho giocato, poi sono uscito al secondo tempo. Una partita strana, con la Fortitudo che giocava più in difesa, quindi una partita strana perché la squadra era abbastanza chiusa. Abbiamo avuto il pallino del gioco per, penso, quasi tutta la partita. E secondo me il suo risultato è un po' stretto per noi. Prendere un gol così fa male, perché il gioco era nostro, si vedeva. L'hanno visto tutti il gioco che abbiamo, e quindi vedere in quelle, pure quelle posizioni di classifica ci fa un po', ci ha fatto un po' male, quindi ci siamo un po' demoralizzati. Vincenzo Amendola, presidente della Vigor Lamezia, no, Vigor 119, sì. Presidente del Forza Marita e Pescia Verato 1. Allora, Vincenzo, tutta una gran partita della Vigor, avete cominciato anche bene, avete pure sperato il gol, poi il gol di Cristiano li ha un po' bloccati, però poi siete riusciti in secondo tempo a, diciamo, a chiudere la partita della propria area, un grandissimo gol di Jaitè, poi insomma, poi una cannullata alla fine che non so se era un gol o no, però diciamo, poi vediamo anche sulla Moviola che abbiamo fatto anche la ripresa del Nara, ma tu che secondo te era un gioco il... Guarda, da dove ero io in panchina non ho visto bene, non lo so, ma ormai la partita è finita, quindi prendiamo questo pareggio, prendiamo... È stata una bella partita, sostanzialmente sì, soprattutto nel secondo tempo penso che abbiamo dominato la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto quei 10 minuti un pochettino di blackout, dove abbiamo preso il gol, lasciando solo il loro difensore. Ma vedete, il secondo gol, abbiamo anche sfiorato nella ripresa di chiudere la partita, ma avevo visto 3-4 interventi straordinari del loro portiere che hanno indirizzato la partita. Abberaso, un portiere abbiamo... Per quello che ho visto in campo, faccio un applauso ai miei ragazzi perché sono stati bravi, hanno fatto una bella partita. Comunque, adesso non potevamo in bocca comunque questa ovviamente partita. La mare in bocca resta, è ovvio, potevano essere 3 punti, ma il calcio è questo.